Io penso, l'ho già detto, l'ho detto addirittura in una trasmissione, mi pare dalla Gabbia, che il presidente Napolitano è il peggiore presidente della storia dell'Italia repubblicana, e sono convinto esattamente di questo. Napolitano è uscito più volte dal seminato del terreno costituzionale che aveva giurato di rispettare, ma naturalmente non abbiamo la forza di sottoporlo a un giudizio del popolo, diciamo così. Tuttavia sono convinto che la scelta di mettere l'impeachment è un gesto simbolico molto importante. Napolitano ha avallato tutte le violazioni più gravi della sovranità del Parlamento, firmando leggi inique che non avrebbe dovuto firmare in nessun modo, favorendo l'alleanza con un criminale abituale come Berlusconi, perché è stato lui a inventare le larghe intese, eccetera, eccetera. Ma non voglio perdere tempo, è un povero vecchio, tutto compreso, che passerà alla storia come uno dei peggiori presidenti, se non il peggiore della storia italiana. Quello che io vedo una gravissima distorsione dei meccanismi democratici di questo paese, appunto anche con il contributo del presidente Napolitano. Gravissima distorsione che innanzitutto consiste nell'avere inasprito il carattere maggioritario del sistema elettorale. Era già assurdo, arrivato a delle assurdità come quella del maggioritario del Porcellum, che praticamente espropriava già il cittadino elettore di ogni possibilità di scegliersi i suoi rappresentanti. Ma adesso, con questo progetto di legge fatto dal Caimano o Cainano e da Renzi, che sarebbe il traghettatore definitivo dell'ex partito comunista alla destra, bene, con questa nuova legge si va peggio. E per esempio un presidente Napolitano avrebbe dovuto, appena sentite queste cose, avrebbe dovuto subito dire: ma questa non è una legge che io potrei mai firmare, dovrebbe dirlo, perché questo significa che non è più vero il principio che un voto vale un cittadino e un cittadino vale un voto. No, non è più vero, perché ci impongono i deputati, il voto di alcuni cittadini sarà 1000 volte superiore a quello degli altri, quindi la democrazia è finita, non c'è nessuna democrazia. Questo è un tentativo, tra l'altro, esplicito per liquidare il Movimento 5 Stelle, che è inammissibile, perché è l'unica opposizione che esiste in questo paese. Prima non c'erano opposizioni, si poteva fare finta, ma adesso l'opposizione c'è e la vogliono liquidare, quindi siamo di fronte a un passaggio gravissimo. Se non si impedisce questo passaggio in Italia alla democrazia reale, dobbiamo dare un addio definitivo. E io credo che i cittadini abbiano tutto il diritto di ribellarsi, di difendersi e di avviare un grande movimento, l'ho detto qui, un grande movimento di movimenti per la difesa dei nostri diritti, del nostro territorio, ma voglio dire esplicitamente della nostra mente. Abbiamo bisogno di un'informazione vera, del nostro corpo, vogliamo difendere e dobbiamo la salute nostra, che è minacciata, dove posso dirlo meglio che qui, della terra dei fuochi e vicino alla terra dei fuochi. Abbiamo bisogno di difendere il nostro futuro, quello dei nostri figli. Questa è gente che non è capace di nulla, che ha un livello intellettuale e culturale deplorevolmente basso e che non è capace di governare questo paese di fronte alle grandi mutazioni che non sono soltanto italiane, ma sono europee, sono mondiali. Una classe dirigente come questa è al di sotto del minimo indispensabile. Per quello che sono molto preoccupato e per quello che qui ho invitato ripetutamente a costruire un grande schieramento popolare e democratico per salvare l'Italia. Una vera e propria emergenza democratica nazionale.